Amici miei, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Non pensavo di fare la parte 2 della Road to Josh Giddey così presto, però visto che ci sono anche delle novità e sono arrivato già a livello 38, mi sembrava opportuno. Allora, andando a vedere le cose che ho già fatto quest'oggi. Allora, intanto vi faccio vedere che sto facendo il guerriero del weekend, e molto importante perché vedo un sacco di punti XP, raga. Quindi cercherò di finirlo come ho fatto la settimana scorsa. E piano piano si fa, non c'è problemi. Per la limited pure non c'ho problemi perché fortunatamente anche questo giro ho una squadra di tutti i primi proprietari. L'anellino già l'ho preso, ho registrato pure il video, quindi nei prossimi giorni uscirà il secondo anello. Clamoroso, raga. Spero che vi piaccia. E allora, solito consiglio, raga, sono uscite le carte nuove, quindi la nuova collezione, quindi 9 punti da fare. Idoli dei tifosi, 1 e 2. Questi, raga, ricordatevi che quello con giocatori singoli scade venerdì prossimo, quindi avete 6 giorni, 8 ore, 23 minuti e 51 secondi per fare tutta sta robetta, quella che potete fare naturalmente. Solito discorso, Durant, Porzingis e Jokic, se non avete MT o ce l'avete ma poi non vi servono sulla squadra, non ve li comprate. Cosa clamorosa che mi ha fatto fare il video praticamente, perché mi ha dato 15.000 punti XP, è questo signore qua facendo 25 punti con Tyronn Lue invece dei soliti 400 che davano durante la settimana con le carte, quelle oro. Ieri ci hanno messo 15.000 XP, non so se l'hanno fatto apposta per Pasqua, se si sono sbagliati. Io ero in live, raga, e l'ho fatta subito perché dico poco poco se sbaglia, questi dopo si, che ne so, vanno via, tipo roba di questo tipo. Io andando me li piglio e niente, me l'ha dati. E quindi sto a livello 38, penso che non si sono sbagliati, penso che sia una cosa voluta. Comunque, tanta roba perché 15.000 punti XP è il valore dello showdown, tra l'altro, che io non c'ho. E ho fatto anche i conti attualmente per tutte le cose che riesco a fare in questo momento con i punti che ci stanno. Arrivo a circa 140.000 punti, quindi per 10.000 punti non arrivo a sbloccare Josh Giddey. Ci sarà quindi la terza e ultima puntata di questa miniserie. Allora, quindi detto questo, io non so che altro dirvi. Naturalmente, le favve queste qui con calma. Questo è un po' più velocemente, ma se fa tutto, raga, tutto offline potete farle. Io continuo a fare tante sfide tramite la spotlight di Ja Morant o su questa, perché so a matricola, raga, poco sbattimento, se fa tutto presto e via. Altra cosa importante di questo weekend, ci sono i pacchi di Pasqua, che praticamente a ogni win che fate, penso a ogni win, perché io ho vinto sempre giocando con la GPU, perché sto giocando. Ogni win che praticamente fate, cioè non so se ve le dà pure se perdete, nel senso era quello per dire, vi dà un pacchetto exchange con l'ovetto di Pasqua, cioè che dentro ci potete trovare l'ovo di Pasqua, e se andate sull'exchange, io ormai l'ho fatte quasi tutte, quindi mi sa che non si vedrà un cazzo. Dovete metterci 5 carte dell'uovo che non è oro. E vi sbloccate quell'oro. Quell'oro che serve? Serve per sbloccarvi un contratto diamante e un giocatore opale. Io già l'ho fatto e penso che vale per una volta sola. Quindi già non ci sta più, infatti. E non so se è giornaliero, non penso, perché ormai è scomparso totalmente. E tra l'altro mi sono trovato pure un giocatore schifoso opale. Però per il contratto diamante vale la pena. Poi pure vi potete sbloccare un pacchetto della collezione nuova, che però non è deluxe, quindi non ci ho trovato un cazzo. Una scarpa diamante e poi non mi ricordo, raga. E niente, raga, quindi questo è quanto delle novità. La mia road è quasi giunta al termine. Fatemi sapere la vostra road a che punto sta, ovvero a che livello siete arrivati. Io un po' sto a grindare proprio come un pazzo, ve lo dico, come al solito. E niente, raga, bella lì, noi ci vediamo. Penso lunedì con il video della Limited, se riesco a montarlo. E niente, con l'occasione vi auguro una felice Pasqua. Mangiate tanta cioccolata e divertitevi. Ciao a tutti, ragazzi.